Ciao a tutti, bentrovati in una nuova puntata di In Arte Bands. Oggi vorrei parlare dell'Inktober. È una challenge. Sono 31 disegni in 31 giorni. C'è una lista ufficiale, tutti gli anni è diversa, è stata creata da Parker nel 2009. Vorrei solamente farvi vedere alcuni dei miei Inktober che ho iniziato a realizzare quest'anno. Non ve li farò vedere ancora tutti perché non sono ancora finiti. Finiranno il 31 di ottobre. Devo dire che è un lavoro molto complesso, molto lungo. Sono un disegno al giorno e quest'anno l'ho voluto rispettare proprio fedelmente. Ho utilizzato la lista inglese, guardando anche la lista italiana, però come ben sapete, appunto, l'italiano è una lingua molto più ricca di parole. Quindi nella traduzione inglese il significato italiano può variare e ne ho scelte alcune. La mia pagina Instagram si chiama Ben Stankart, quindi lì potete vedere tutto, potete, se vi va, seguirmi, commentare, condividere, eccetera, eccetera. La prima parola dell'Inktober è stata cristallo. Io ho disegnato questa punk con i capelli ritti, come fossero appunto dei cristalli. È stato di getto, perché comunque l'Inktober deve essere anche un esercizio che viene di getto, quindi senza pensarci troppo, anche se a volte ammetto che mi ci sono un po' persa, come in quello di oggi che svelerò una volta finito. Il secondo giorno invece la parola era vestito. Vestito. È ampia come parola, perché poi ci sono delle parole più semplici da interpretare, altre più complesse. Ma paradossalmente quelle più semplici sono le più complicate, perché uno può cadere sulla banalità. Per vestito ho disegnato questo personaggio, che è un personaggio di Umbrella Academy. Non voglio fare spoiler, non voglio svelare, comunque è un personaggio molto interessante, molto particolare, che mi era sempre piaciuto, l'avrei voluto sempre disegnare, ho colto l'occasione per disegnarlo in questo Inktober. Il terzo giorno invece la parola era vascello. Mi sono fatta ispirare dal mio amore per i pirati, i film d'avventura, quindi ho comunque disegnato un vascello con un kraken, questo mostro marino che compare, e quindi niente, ho fatto una rappresentazione molto in illustrazione come se fosse quasi una fiaba. Il quarto giorno invece la parola nodo. Sono voluta andare un po' più sul bondage giapponese, ho guardato alcune immagini di alcuni artisti, fotografi giapponesi e mi sono fatta un po' ispirare da questo. Anche nodo è una parola che poteva venire fuori in maniera anche un po' più scontata, quindi ho voluto appunto legare le parole in questo modo e fare l'illustrazione, come potete vedere, di questa donna legata, però insomma che ha scelto di essere legata, quindi per un piacere proprio. La parola dell'Inktober numero 5 invece era corvo. Anche qui mi sono venute in mente un sacco di cose, come il corvo, ovvero il film dove il protagonista fu il compianto Brandon Lee, oppure, vabbè, corvo, mi è venuta Edgar Allan Poe. Alla fine invece ho voluto optare per un'altra immagine, quindi mi sono fatta ispirare da il gioco Yo-Kai Watch della Nintendo, non so se avete giocato. Mi diverto con la mia Nintendo 3DS che ho ancora attiva, gioco a Zelda, eccetera. E quindi ho rappresentato proprio il personaggio degli Yo-Kai Watch, il corvo, come potete vedere, che legge abbarbicato nei suoi infradito giapponesi estremamente alti. Per l'Inktober del numero 6 la parola era spirito. Anche qui le interpretazioni sono infinite e, dato che ho una passione molto grande, insomma, se avete capito, per il Giappone, ho appunto disegnato uno spirito di una donna giapponese. Non so se sapete, nelle leggende giapponesi ci sono spesso donne, figure femminili comunque, e quindi ho rappresentato questo spirito fluttuante, un po' quasi perplessa, con i fuochi fatui, come potete vedere, tutti intorno. Per me comunque l'Inktober è anche un modo per sperimentare tecnicamente a livello digitale. Io uso Procreate con l'iPad, quindi disegno direttamente sullo schermo, ma questo mi aiuta molto per carpire e conoscere nuove tecniche dentro l'applicazione, che sono molto interessanti, ce n'è veramente un'infinità. Non so voi se usate Procreate, magari scrivetemelo qui sotto nei commenti se vi va, perché secondo me è una bella applicazione. Ha veramente moltissime opzioni che ancora non ho usato tutte. E quindi ecco, l'Inktober lo sto utilizzando anche come modo di imparare meglio il programma. La parola dell'Inktober numero 7 era ventaglio. Anche qui ventaglio poteva essere anche interpretato in maniera simbolica. Io sono andata più sul sicuro con un'illustrazione che ho ripreso da una mia illustrazione fatta qualche mese fa, della copertina del disco degli Yellow Magic Orchestra, che è un gruppo di musica elettronica giapponese degli anni 80 famosissimo, che ha dato anche, diciamo, alla luce lo spirito eclettico e
da compositore famosissimo come Sakamoto. Non so se conoscete le varie composizioni del maestro Sakamoto, ha composto Dal tè nel deserto, moltissime colonne sonore di film famosi. Detto questo, come dicevo, la passione che ho per il Giappone mi ha portato anche a collaborare con una bellissima pagina che si chiama Niohara, magari vi lascio qua poi in descrizione il contatto, sia Instagram, YouTube e Twitch, che si occupa di Giappone, quindi notizie sul Giappone, varie curiosità. Sono entrata chiedendo di poter creare una rubrica solo di musica vintage giapponese degli anni 80, 70, qualcosina anche 90. Sono molto appassionata di musica anni 80 in generale e ho scoperto un sacco di artisti, di canzoni, di un mondo che mi è piaciuto molto. Giorno numero 8, la parola era orologio, anche qui. Orologio come tempo che passa, poteva essere interpretato in mille modi. Io ho creato, come potete vedere, un qualcosa di surreale con alcuni dei miei personaggi, dei miei doodle, che mi piacciono molto, e con questo orologio vivente cammina con questo braccio tatuato con vari personaggi intorno. Mi piace molto creare doodle, è una cosa che mi rilassa. Mi piace nei doodle riuscire a creare questo binomio, questo dissidio interiore tra kawaii e inquieto. Quindi inquieto kawaii, molto puccioso ma anche molto ansiogeno. Giorno 9, parola pressione. Io l'ho interpretata come pressione sociale, quindi uno stato di ansia, di rabbia, di frustrazione. Come potete vedere c'è questo personaggio con la testa di pistola che punta la sua mano a forma di pistola su questo altro personaggio che sta molto male. E qualcuno mi ha detto che gli ha ricordato Peppa Pig versione arma da fuoco, ma diciamo che non è stata assolutamente immaginata così, però quando me l'hanno fatto notare effettivamente poteva sembrare. Giorno 10, e per adesso finisco qui, insomma sono 31 disegni, quindi magari farò anche almeno 3 video. La parola era piccone. Anche qui io mi sono trovata molto in difficoltà, devo dire la verità, in questa parola, perché avevo paura di banalizzare, che ne so, la miniera, il gnomo in miniera, avevo un po' paura di andare sul banale, quindi mi sono lasciata un po' ispirare dalle favole. E infatti in questa illustrazione rappresento la favola di Jack, l'uccisore di giganti. Come potete vedere c'è il personaggio in cima con il piccone che uccide in maniera fredda e violenta questo gigante. È stato fatto anche un film negli anni 2000, non mi ricordo bene, però non era un gran film. Quindi, però insomma è una favola abbastanza famosa europea e quindi il piccone l'ho rappresentato in maniera favolistica. Bene, detto questo vi ringrazio di avermi seguito di nuovo, proverò a fare un po' di video, magari anche qualche video tutorial se mi riuscirà, insomma farebbe piacere sia per anche condividere con voi il mio lavoro ma anche per avere dei feedback da voi, quindi mi raccomando, lascio sotto anche il mio canale Instagram, Facebook e se vi va iscrivetevi al mio canale, mettete like, commentate, condividete. Ah, ultima cosa, vi presento, l'altra volta non l'ho fatto. Lei è Gilda, saluta Gilda. Ciao. E lei è Antoinette. Bene, questo è uno spazio ancora work in progress, è il mio atelier dove dipingo, dove lavoro, dove verranno anche fatti altri video su YouTube per Due Comode Rape. Vi lascio sotto in descrizione anche questa pagina che per adesso è Instagram. È una pagina che ho creato insieme a Eleonora Mattesini, che è una ragazza che fa montaggio video, molto brava. Facciamo delle dirette molto molto carine per adesso il giovedì. Se vi va di seguire il mio lavoro, insomma di seguire un po' quello che faccio, ne sarei molto felice. Quindi vi saluto, mi raccomando, mettete like, condividete, commentate e al prossimo video. Ciao!